Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV per Voci Transnazionali. Questa serata appuntamento con Blanca Briceño. Oggi è il 14 febbraio 2017 e con Blanca Briceño qui, nostra amica ormai abituée di Liberi TV, per tutto il pubblico di Liberi TV, anima questo spazio, questa finestra sul Venezuela. Blanca Briceño, per chi ancora non la conoscesse, ormai la chiamiamo la nostra amica Indio. Militante radicale, animatrice del gruppo AIRESVEN, gruppo di resistenza democratica venezuelana non violenta. Spero di aver detto tutte le cose più importanti, diciamo, per presentare questa nostra, questa, anche correttamente. Allora, parliamo ovviamente, come ho detto, del Venezuela, partendo da una notizia che, se non sbaglio, è di questo di oggi, se non erro. Che riguarda in questo riguarda il vicepresidente El Asaimi, credo che si legga, ma insomma, il vicepresidente venezuelano che appunto è stato scelto da Maduro, di cui avevamo già parlato, avevamo già dato qualche anticipazione un po' allarmata, grazie appunto sempre a Blanca Briceño, perché è un personaggio un po' singolare. Ebbene, gli Stati Uniti, Donald Trump se ne è occupato in modo con una vera e propria censura. Insomma, che cosa è successo, Blanca? Ok, grazie Gianni. Io prima comunque inizio come sempre e AIRESVEN ringrazio a Liberi TV per questa sua costanza nel voler approfondire la situazione del Venezuela, guardando questo paese da un'altra prospettiva, è quella che comincia a sentirsi un po' di più anche in questo paese. Questo paese pure si trova in un grosso conflitto di interessi in quanto deve decidere tra le gravissime circostanze che molti dei suoi cittadini migranti italiani nel Venezuela soffrono e gli interessi dell'ENI. Una volta per Liberi TV abbiamo concluso un'intervista dicendo che un barile di petrolio valeva molto di un goccio di sangue di un venezuelano, riferendoci all'obbrobrio che si viveva già allora. Speriamo che non sia applicabile per gli italiani nel Venezuela questa così nefasta espressione. E poi, prima di iniziare un grande viva e vivano i nostri eroi caduti, i nostri giovani per la libertà che tra il 5 e il 14 di febbraio del 2014 diedero la vita. E il 12 febbraio si celebra sempre il giorno della gioventù nel Venezuela e qua Liberi TV ne ha fatto omaggio in tutti questi anni. Allora, il caso di Tarek El Alzheimer è meglio, lui è molto noto nel Venezuela come il narco di Aragua, l'Aragua è una regione. E come sempre AIRESVEN cerca di documentare il più correttamente possibile le affermazioni che facciamo pubblicamente. E nei riguardi di questo recentemente inaugurato vicepresidente, ne avevamo già parlato, come ha detto Gianni, in precedenza, e quindi è un personaggio che ha legami, insomma, rappresentando l'attuale narcostato venezuelano, con i terrorismi dei paesi islamici, e questo anche bisogna sapere che il Venezuela comunque ha rapporti con i paesi islamici per via dell'OPEC, quindi sono cose che si intrecciano. Proprio in questi giorni, precisamente il 13 febbraio 2017, possiamo leggere in un documento del Dipartimento del Tesoro americano un elenco che loro fanno perché hanno una cosa che loro chiamano una lista, un elenco attualizzato, si chiama Office of Foreign Assets Control. La chiamano OFAC, neanche noi, che è un elenco molto specializzato, no? Cioè proprio si può andare al sito del Tesoro americano e si legge che il tale individuo Tarek è stato incluso nell'elenco delle persone ricercate negli Stati Uniti per narcotraffico, insieme ad un altro Lopez Vedo. Bene, tutte e due venezuelane. In questa lista però, quando l'aprite, si leggono, si aggiungono una dozzina di imprese. In più, tutti i holdings, le cooperazioni, tutto ciò che è di loro proprietà sono stati sequestrati,
al finale di questo elenco c'è pure un aereo modello Gulfstream 200 con tutti i corrispondenti dati di identificazione di questo aereo. In più gli è stata congelata una fortuna di diversi migliaia di milioni di dollari. Se ne parla che lui abbia almeno 3 miliardi di dollari. Queste misure portano come conseguenza ovviamente l'annullamento dei visti d'ingresso negli Stati Uniti di America, così come fare transazioni, non possono fare transazioni commerciali e finanziarie lì negli Stati Uniti. Certamente non sono gli unici due, perché noi ne abbiamo dati altri nomi, l'elenco dei narcotrafficanti venezuelani di alto livello anche nel regime aumenta. Noi non possiamo dimenticarci del caso che c'è a New York dei due narconipoti che sono in processo, non ancora finito, ma veramente sono stati presi in Honduras dal momento in cui transitavano verso gli Stati Uniti con la meraviglia di 800 kg di cocaina. Il caso non è ancora chiuso, però di questo possiamo fare un programma perché ho tutto il materiale che certo documenta il caso. Però tornando al narco di Aragua, ricordate che il Tartarete, l'Alzheimer, lo chiamano nel Venezuela il narco di Aragua. Su lui ha detto proprio il direttore in funzione di quella lista OFAC in un comunicato, virgolette, le azioni delle FOFAC del dia di oggi sono il culmine di molti, di vari anni di ricerca, di investigazione, di averiguazione dei narcotrafficanti venezuelani di alto tenore e dimostra che il potere e le influenze non proteggono a coloro che partecipano in questi affari illeciti. Tutto ciò succede a pochi giorni di cui questo signore è stato nominato vicepresidente, che sarebbe, nel caso di rinuncia di Maduro, quello che dovrebbe incaricarsi della presidenza se l'illegittimo rinunciasse anzitempo. E quindi non è che gli manchino le ambizioni di diventare ciò. A questo punto il narcostato avrebbe proprio un presidente vincolato con il terrorismo islamico da una parte e con il narcotraffico da un'altra. E il narcotraffico, come lo diciamo da anni, trova un terreno, un territorio libero per il traffico nel Venezuela. Questi signori sono, in particolare Tarek El Alsaim, è considerato uno dei grandi capi del narcotraffico nel Venezuela e quindi questo verrebbe a confermare ciò che diciamo sempre da Liberi TV, la natura criminale dello Stato venezuelano attuale. Che quindi comunque sia sostanzialmente, scusami Blanca, perché insomma sì, è abbastanza singolare, il Venezuela avrebbe un vicepresidente che non può mettere piede negli Stati Uniti. No, non può, ma non solo lui, ci sono diversi che non possono mettere piedi, perché cioè, veramente, guarda, succederà come è successo con il tribunale della ex Jugoslavia, poi alla fine l'unica conclusione è che Milosevic era un trafficante ed un bandito e noi siamo proprio nelle mani di questi malavitosi, insomma, banditi, trafficanti. Non sono altro, certamente se tu pensi che una sola persona ha 3 mila milioni di dollari, più tutte quelle case, più un aereo, eccetera, insomma, certo che la gente del Venezuela c'è un olocausto per terrorismo di Stato ed in più un'arma che conoscono molto bene i comunisti, qual è lo sterminio per fame, denutrizione e mala salute, non c'è dubbio di questo. No, lui non può, sicuramente non può, ma li sono stati, come si dice, congelati, noi diciamo dei commissari. Sono stati immobilizzati i capitali. Tutto, esattamente.
perché si occupano pure di riciclaio, del riciclaggio di denaro illecito. Questo ha a che vedere con la famosa situazione delle banconote dei 100 bolivari. Sì, quello ci arriveremo, ci arriveremo. In, però, tutto questo, in tutto questo, la leadership di Maduro, con una popolazione, oggi ho visto una foto che ritrae Virginia Vargas, che è una donna che ha appena partorito in un ospedale da cui si vede dalla finestra che praticamente sembra di stare in mezzo a una discarica più che in un ospedale. Quindi praticamente con questa emergenza continua, sanitaria, alimentare, precarietà, diciamo anche per quanto riguarda i beni basilari, fondamentali. Ecco, la leadership di Maduro viene intaccata in qualche modo? Bene, questo mi fai una domanda molto importante ed è difficile di rispondere. Nel senso che la linea di Aires Ben, la scuola di pensiero, la scuola politica, la posizione di Aires Ben è sempre stata quella di denunciare quanto la mal chiamata opposizione venezuelana sia semplicemente una consociazione con il regime. Quindi a questo punto noi le chiamiamo la pseudo opposizione collaborazionista, ogni tanto per gli ascoltatori che già ci conoscono da tempo, lo burundanga, che è quella polvere che fa veramente intontire, fa fare qualsiasi cosa la persona che te l'ha dato di te, a un dominio completo. Bene, questa situazione non va oltre perché, secondo ed è la posizione di Aires Ben, non è possibile mandare, diciamo, a riposo una tirannide così crudele, così diciamo impegnata in realizzare la distruzione del Venezuela come legge del leninismo, per poter poi costruire il paese, il territorio della felicità sopra questa totale distruzione, dove loro solo parlano di un processo di elettorale. Noi ne abbiamo fatto anni fa, adesso non me lo ricordo, però so che abbiamo un programma dedicato alla frode elettorale nel Venezuela. Certo. Questi signori, il 5 dicembre del 2016, ci sono state le elezioni per l'Assemblea Nazionale, hanno vinto con una estrema quantità, con una grandissima quantità di voti, perché la gente comunque ha la speranza di poter transitare verso un altro sistema democratico, verso quello, come minimo, la partitocrazia che conoscevamo prima, in una maniera non violenta, perché se ogni quarto d'ora uccidono uno di noi, se soltanto nel giorno di ieri, questo fine settimana, c'erano solo in un obitorio di Caracas 504 cadaveri, quindi si capisce che è un ritmo esorbitato quello del terrorismo di Stato organizzato. In più, diciamo ogni 50, prima 58, adesso ogni 52 minuti muore un bambino, muore il nostro futuro per mancanza. E questi signori, l'unica cosa che in questo momento occupa le loro tasche, i loro interessi personali, sono le elezioni a governatori delle regioni, perché ovviamente la gente, pensano loro, tornerà a votarli massicciamente. Sono stati votati massicciamente nel dicembre del 2016 per far fuori Maduro con tutta la sua sequela di bandoleros, di banditi, perché loro avevano promesso questo. Quindi a questo punto ricordiamo che su Liberi TV ci stanno i programmi dove abbiamo spiegato cosa significava quell'elezione dell'Assemblea Nazionale. Sì. Abbiamo spiegato che comunque c'è stata la frode elettorale, perché sappiamo di certo che il regime non ha preso più di 18
deputati e ne è uscito con 55, ha cancellato il numero 3 che era quello che dava i tre quarti, il tot di voti all'opposizione per poter allora fare l'unica cosa promessa che era finire col governo del signor Maduro, che non fa altro che ballare, che ridere, che ingrassare quando la gente non solo muore negli ospedali, e c'è quell'immagine, ma ricordati che abbiamo parlato dei bambini appena nati nelle scatole, ma adesso i neonati hanno poca possibilità di sopravvivere se nascono con dei problemi, perché non c'è nemmeno la flebo, non c'è una medicina che possa servire a loro, ma sono messi per terra in scatole di cartone, così come vengono. E in questa situazione drammatica c'è qualcuno che apre una porta, che è il Perù, uno stato lontano, diciamo, dal Venezuela, però ecco, c'è questa cosa che un pochino la possiamo anche questa un po' far risalire all'avvento di Trump negli Stati Uniti. Ecco, spiegaci un pochino che cosa è successo. No, bene, questo è molto importante, nel senso che sicuramente non è che il Perù ci apre le porte soltanto. Il Perù sta dimostrando un gesto di situazione umanitaria, di emergenza umanitaria, ma anche riconosce quanto il Venezuela ha ricevuto milioni di peruviani quando nel Perù la situazione era critica, quando c'era... Diciamo, per dovere di cronaca dobbiamo dire che il Perù oggi sta vivendo un periodo di crescita economica, di stabilità, con una inflazione bassa. L'inflazione è una delle cose che, diciamo, delle malattie un po' endemiche dell'America Latina nei vari stati. Insomma, il Perù se la sta cavando bene. Sì, 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 il Perù, sì, difatti ci congratuliamo e siamo contenti di questo, ma siamo anche, il Perù ha aperto le porte a degli esiliati politici che hanno avuto, diciamo, Ortega, Oscar Pérez, per esempio, che sicuramente è tra i fattori che hanno favorito questo. Sì. Guarda, siccome il Venezuela, sai, è stato esclusa dal Mercosur il 1° dicembre del 2006, allora il Perù otorgherà permessi temporali ai venezuelani che abbiano ingressato nel suo territorio in forma regolare prima del 1° dicembre, data che sappiamo già che è quella in cui fu sospesa. Questo è stato fatto con un decreto che è stato pubblicato nel diario ufficiale del Perù, che si chiama El Peruano, e può beneficiare, si calcola, almeno 10.000 cittadini. Così ha stabilito un periodo di 120 giorni onde questi venezuelani si possano presentare per consegnare. Guarda, non è neanche tanto quello che devono dare. In questo momento sono, se lo dico, devono dare una dichiarazione notariata che non hanno precedenti penali né giudiziari, e questo lo concede anche dall'Interpol. Poi una copia semplice del passaporto, della carta d'identità, e poi devono pagare una cifra simbolica di 41,90 soli. Quindi sicuramente il Perù è andato avanti, in qualche modo già Ollanta non si è alienato totalmente ai paesi dell'Alba, e il presidente precedente con Chavez ha visto che non era troppo conveniente, quindi è andato avanti, e adesso hanno questo presidente che ha un cognome polacco, Kuczynski, una cosa del genere, sì, insomma. Sì. La pronuncia è un po' complicata, ma Kuczynski, sì, Pedro Paolo si chiama, per Pedro, sì. Paolo Kuczynski.
Però Trump, voglio dire che con lui in una telefonata della domenica 12 febbraio ha parlato proprio di ciò che succede nel Venezuela ed hanno accordato di lavorare insieme per promuovere la democrazia in tutto l'emisfero occidentale. Queste sono state le parole intorno a questo tema. Però comunque c'è un terzo tema in questa situazione Trump-Fujitsu e in mezzo c'è la famosa Odebrecht, questa impresa brasiliana che sparge corruzione come non lo so, come si possono spargere benedizioni o saluti. E quindi il Perù in questo momento sta chiedendo l'estradizione dagli Stati Uniti di Alejandro Toledo, che è stato un presidente, in qualche modo diciamo Toledo è conosciuto, e lui sì, un vero primo presidente indio, non l'altro che non parla nemmeno aimarato, insomma, queste cose sono fantastiche. Quindi Toledo è conosciuto ed apprezzato nella popolazione latinoamericana come un presidente che è riuscito a portare, a iniziare a portare avanti il Perù in questo suo percorso che speriamo continui a riuscire di crescita, con un buon livello di crescita. Difatti pare che l'emigrazione sia diminuita, insomma, sono buone notizie. Ma vogliono giudicare nel Perù Toledo per corruzione, dicono che ha ricevuto una tangente di 20 milioni di dollari dall'impresa brasiliana Odebrecht. E queste sono parole del primo ministro del Perù che si chiama Fernando Zavala. Quindi questi scandali sono enormi, l'unico paese dove non c'è una ricerca, non si è aperta un'indagine giuridica sulla corruzione dell'Odebrecht, pare sia il Venezuela, dove lì si sono passati migliaia di milioni di dollari, certamente per Ma questa esempio impresa di che cosa si occupa? è un'impresa di costruzione, una di costruzioni enormi, doveva fare un terzo ponte sull'Orinoco, insomma cose voluminose. Almeno nel Venezuela è successo questo, che ricordiamo che Lula è stato capo della campagna presidenziale dell'ultima in cui li sepolto, insomma, che aveva detto che fino al 2013, ebbene il Signore ha avuto la generosità di ascoltarlo e nel 2013 se lo è portato via. Il traffico di denari veniva così, va bene, c'erano i grandi contratti, ma questi contratti non sono, certuni non sono nemmeno iniziati, altri sono appena iniziati, sbozzati, ma sono stati pagati completamente, integralmente, con ovviamente le tangenti e i sovrapprezzi di questa gente, eccetera. Gli scandali di corruzione sono tanti, negli Stati Uniti stanno beccando certi corrotti, anche venezuelani, perché loro hanno una legge che dice che se un funzionario loro è stato corrotto, bene, questo è reato, e se la persona che l'ha corrotto in qualche modo vive negli Stati Uniti, come succede a questi comunisti contro l'impero, a cui piace tantissimo vivere nell'impero, ecco, li prendono. Abbiamo parlato già di quel Roberto Rincón che in una sola tangente aveva preso 1.000 milioni di dollari in Texas. Io non so se continua ad essere in prigione, comunque sicuramente ha pagato 18 milioni di dollari per la libertà condizionale, come chiamano loro adesso, forse non Ah, so bene il ho nome, capito. per la,
Gli argomenti sono tanti, noi stiamo finendo il nostro tempo. Diciamo che volevo farti accennare a una piccola, insomma, non è una piccola novità, un qualcosa di nuovo che è stato introdotto, delle nuove banconote, perché un po' anche per contrastare l'inflazione, e io penso che, essendo una cosa nuova, si potrebbe appunto darci un appuntamento, potremmo darci un appuntamento per riparlarne di qui a qualche settimana per vedere un po' come, diciamo, viene accolta questa cosa, se ci sono dei cambiamenti anche poi nelle abitudini. Insomma, una nuova banconota, se non sbaglio, la più grande, sono tre nuove banconote con tre nuove pezzature. La più grande mi pare che sono 20.000 bolivares, che Sì, equivalgono 20, sì. a Bene, 5 euro, dunque, ossia a 5 dollari. ecco, è difficile dire perché se tu prendi il dollaro al prezzo che serve alla corruzione per spartire soldi Certo. a tutti quelli che hanno i traffici, in questo momento il più grave di tutti, quello di alimenti e anche medicine, ma soprattutto, allora a loro il regime lo dà a 10, quindi 20.000 bolivari, fatti conto quanti dollari sono, ma in realtà al mercato negro gira attorno ai 4.000 e qualcosa, può arrivare tranquillamente ai 5.000, quindi questo è il vero valore di quella banconota. Ma dietro questo dire di diminuire la corruzione, c'è veramente l'opposto, e su questo però dovremmo fare Sì. un programma a parte per spiegarti quanto 14,5 metri di altezza per non so quanti di profondità è la quantità di denari di queste banconote che sono stati emesse, quindi c'è anche con la Colombia una situazione particolare. Il grande corrotto presidente della regione Táchira, Vielma Mora, vuole con l'Italcambio fare un affarone tra questi scambi. Comunque, fino al 20 febbraio ancora i biglietti, le banconote di 100 bolivare sono in Sono in caldo, circolazione, diciamo. sono in. Esatto, Va bene, io a la questo stessa punto. proroga, la possono prorogare Ah, beh, ancora. certo. Comunque Comunque, sia, sarà un Israele e argomento la delle prossime Sky volevo trasmissioni. aggiungere una piccola Sì. cosa, che è la vendita di passaporto, e se ne sta occupando in prima persona, oltre il Dipartimento di Stato e del Tesoro, il senatore Marco Rubio, che ha fatto una dichiarazione di questo. Lo No, io... riprenderemo più avanti, ok. No, 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 aspetta, sì, però siccome stavo parlando io non si è capito bene, di che Ah. cosa parleremo riguardo ai passaporti? L'affare dei passaporti, Ah. c'è un mercato nero Ah, interno, ok. però c'è un mercato estero con a capo l'Alzaimi Maturo, e tutta una situazione di 173 passaporti consegnati a terroristi, eccetera, che fa parte di questa denuncia. Sicuramente un passaporto venezuelano apre le porte in molti paesi dove non c'è l'esigenza di un visto, e quindi c'è un problema, però il senatore Marco Rubio se ne è occupato in una dichiarazione che ha fatto proprio il 10 febbraio attorno a questo. Quindi sono un po' tra le tracce di Sì, questi senz'altro. banditi. È una cosa che riprenderemo, sono argomenti che riprenderemo e cercheremo di approfondire. Per il momento quindi ci fermiamo qui. Ringraziamo Blanca Briceño per essere stata qui con noi su Liberty TV per Voci Transnazionali, questa finestra sul Venezuela. La salutiamo e le diamo appuntamento di nuovo su Liberty TV per informarci su tutti questi altri argomenti. Grazie ancora. Grazie a voi e Dio vi benedica tutti, Questa volta non grazie. ringraziamo Donato Volpicella perché abbiamo fatto una autoregia che speriamo sia andata bene. A presto. Speriamo sia, sì, a presto Gianni, grazie, Ok. grazie di aver